siamo poi nella mattinata dello stesso giorno, anzi nel pomeriggio. È stato convalidato dal magistrato di Treviso il fermo della donna moldava di 32 anni che poco prima delle 2 di notte del 13 agosto scorso avrebbe gravemente ferito con una coltellata alla gola il compagno 31enne romeno di nome Marius al culmine di una lite in mezzo alla strada in via Rossi a Pesaro. La donna è indagata per omicidio aggravato ed è stata bloccata dai carabinieri all'aeroporto di Treviso, dove stava per imbarcarsi su un volo diretto a Londra. I carabinieri appunto del nucleo operativo radiomobile che hanno raggiunto quella località tra Venezia e Treviso, quelli sono stati i momenti degli ultimi momenti della fase dell'indagine su cui avevamo già diretto le ricerche degli ultimi momenti e queste sono state veramente... ci hanno poi ripagato degli sforzi fatti neanche 48 ore e ci hanno consentito di sottoporlo a fermo di indiziato di delitto. Il fermo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Treviso, come ben sapete, nel pomeriggio di ieri. Ora il giudice ha disposto alla donna l'obbligo di dimora a Fano. La chiazza di sangue per terra con la stessa camicia dell'uomo.